dedicata all'opera di Alberto Burri, la prima guida per un museo in Italia scritta con la comunicazione aumentativa alternativa da 10 giovani con disabilità cognitiva e verbale. L'iniziativa fa parte del progetto Ti illustro la città con la comunicazione aumentativa alternativa, una delle due azioni rivolte al sociale finanziata dal programma Agenda Urbana nell'ambito dell'intervento denominato La città su misura, che ha coinvolto il Comune di Città di Castello con i servizi sociali, la USL Umbria 1 con il servizio integrato per l'età evolutiva, la cooperativa sociale La Rondine come soggetto attuatore e la Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri con la cooperativa Atlante. L'innovazione è sul fatto che i ragazzi stessi hanno, diciamo, elaborato e progettato un linguaggio non verbale, semplice, fatto da segni, da disegni, che comunque danno un'opportunità di comunicazione eccezionale. E questo ha reso facile, renderà facile non solo la visione e il capire il significato, diciamo, delle opere d'arte del maestro Burri, ma in generale ne prenderà, diciamo, beneficio anche la nostra città in generale. Questo esperimento è stato fatto anche in altri comuni, come Milano, Albrera, diciamo musei importanti, ma devo dire che, diciamo che questa esperienza fatta in un paese, diciamo, piccolo come Città di Castello, credo che abbia assuma un'importanza importante. La guida che è dedicata al Museo degli Ex Seccatori del Tabacco è stata realizzata da un gruppo di 10 ragazzi disabili, da 3 educatori della cooperativa La Rondine e dalla qui presente dottoressa Giovannini, che è esperta in comunicazione aumentativa e alternativa. È il frutto di 8 mesi di lavoro, di documentazione, di bibliografia, di fotografie, di filmati, di tante, diciamo, occasioni che hanno consentito ai ragazzi di immergersi, di comprendere diciamo, l'opera del maestro Burri, i materiali che ha utilizzato nella sua carriera espressiva, e questo materiale di documentazione è stato poi ritrasposto in questa guida, dove potete vedere c'è una pagina, la pagina di destra, che è con fotografie, e la parte di descrizione è stata realizzata con la comunicazione aumentativa come modalità di accessibilità e di fruibilità per persone che magari hanno una disabilità cognitiva o linguistica, e quindi rappresenta uno strumento di godibilità dell'esperienza della visita presso il Museo Burri. La complessità di questo lavoro è sicuramente trasformare il linguaggio alfabetico in linguaggio simbolico. Potrebbe sembrare semplice perché ci sono dei software che questo lo consentono, digitando nella tastiera la parola scritta. Poi però vediamo come la lingua italiana è abbastanza complicata, e quindi non tutte le parole hanno un corrispettivo simbolico, o perlomeno non ce l'hanno uno solo, perché i significati poi nella nostra lingua sono diversi. Quindi la nostra difficoltà è stata proprio quella, oltre ad adattare proprio il testo sintattico della frase, quindi rendendo frasi molto semplici, ma anche trovare simboli o aggiungere fotografie che andassero a spiegare il significato delle sale soprattutto e delle opere di Burri. Il valore principale, il valore aggiunto, ma secondo me il principale di questo progetto è il fatto che questa guida è stata costruita esattamente dai ragazzi, per i ragazzi in comunicazione aumentativa, ma hanno realizzato tutta la guida dall'inizio alla fine proprio loro, non completamente in autonomia naturalmente, supportati dagli educatori e dagli operatori dei servizi che hanno, diciamo così, fatto la regia di questo lavoro, ma il lavoro vero, e questa è la parte decisamente bella e più importante, è stata fatta dai ragazzi, e quindi anche per loro poter avere la realizzazione concreta in mano di questo loro lavoro, che è anche durato diversi mesi, credo che
sia assolutamente una conquista e una risposta molto molto importante.